Ah, che bello applauso. Dunque, allora, questa sera parlerò di due momenti fondamentali della gravidanza. Io ho seguito tutte le fasi della gravidanza della mia compagna che si chiama... Aspetta, adesso mi viene... Va bene. Ma io non ve l'ho chiesto, scusa. Allora, il primo momento è quello dell'ecografia. Se il ginecologo è uomo, quando tu vai, ti accoglie e ti saluta. Se è ginecologa, saluta lei e te dice, ehi, vai dentro. C'è una sedia e dice, accomodatevi. Si siede lei, tu spacchi un appendino e sei quei pupazzini che in macchina muovono la testa. Parlano solo tra di loro, allora tu ogni tanto vai in traiettoria, no? Ti fai vedere e fai presente alla ginecologa se la tua compagna è perché tu un... Capito? È proprio... Poi a un certo punto dice alla tua compagna, si metta sul lettino, la tua compagna va, sbra! La ginecologa prende la sonda, mette il gel... Mi spiace per le prime file perché le vedo così, ma... E inizia con te a fianco. Vede, tu intanto vede, questo è il pene e tu, ha preso tutto dal papà. E lei lo vede come è piccolo? Questa accendere, io lo sviluppo, l'ho fatto a 40 anni, non è che... Dopodiché le dà un pezzettino di carta e le dice, si pulisca, la tua compagna è poca, chiedi altra carta. Ci penso io, pulisciti sul maglione che va bene così. Però c'è un momento in cui la ginecologa ti rivolge la parola e quando ti dice, sono 150 euro. E tu rispondi, sta cinzia però. Vabbè, secondo momento fondamentale, il parto. Ora, c'è qualche papà che ha assistito al parto in sala parto, ecco ci sono delle mani che si alzano. In sala parto tu non sai mai dove metterti, no? Poi ci sono queste infermiere simpatiche come il mignolo contro lo spigolo che ti dicono, ma si sposti, si metta qua. Cosa faccio? Vado sotto il lettino e faccio il cambio gomme? Faccio il geco? Calendario Pirelli, novembre, dicembre, gennaio, cosa faccio? Vabbè, comunque... Non capisco. Vabbè. La tua compagna, gambe gai, sudata, gli occhi fuori dima, ogni tanto fa solo... E tu pensi, mamma che cazzata che ho fatto. Stai per andartene, ti prende una mano e stringe, tu hai l'anello e pensi, ma che cazzo stringi? Però stai zitto perché lei sta soffrendo. Tu anche, ma lei soffre di più. E con l'altra mano cosa fai? Le accarezzi un polpaccio. E pensi, fatela una ceretta ogni tanto però. Una mano non la muovi, con l'altra perdi sangue. Guardi lei. A quel punto arriva l'ostetrica, part time, perché la mattina fa la parcheggiatrice. Arriva così. Femminile, piegata, senza reggiseno, c'ha il seno. Fai un nodo, tienilo su, legalo. No, aspetta. Vabbè, non dovevate. Allora, fa così, fa alla mia compagna. Apri! Ehi! E si rivolge al bambino. Ehi! 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 Il bambino fa, no. Poi il bambino nasce, tua moglie lo prende in braccio e ti dice, ma amore che bello! Bello. Sembra abbia fatto un frontale con un cancello, ma... Tu stai zitto, lei ti guarda e ti dice, amore, lo vuoi tenere? Ormai l'abbiamo fatto, cosa facciamo? Cioè, mica lo posso... mica lo... E lei dice, ma no, sciocco.
lo vuoi tenere in braccio? No. No, perché poi lo vedono, pensano che mi sia caduto. No. Prima gli raddrizzate la testa e adesso è Mister Focaccia, poi lo prendo. Però poi finalmente l'ho portato fuori dalla mia famiglia per farglielo conoscere. Ora io vengo da una famiglia meridionale, ma discreta. Voglio sfatare questo luogo comune dei meridionali perché quando è nata mia figlia in sala d'attesa c'era solo la Basilicata. I miei zii, senti, i miei zii stavano montando il grill, delle zie stavano marinando la carne, dei cugini col karaoke, gli altri stappavano la birra. Mia nonna, 90 anni, Ippolita, amica dell'ostetrica, no? Da 75 a Milano, ha una lieve preferenza per il dialetto. Lei si esprime con meh, moh, nah. Qualunque cosa, meh, nah, moh, nah, moh. Vi viene contro e la prima cosa che mi dice: quando è che la battezzi? Nonna, veramente sono ateo. E vabbè, c'è il vaccino. Ma il momento più bello è quando i miei genitori mi sono venuti incontro, io avevo mia figlia Agata in braccio. Ho notato una cosa: se voi avete un bambino piccolo in braccio, le persone adulte nel venirvi incontro si abbassano. E tu pensi, ma non è che hanno mansardato e non m'han detto? Mia mamma guarda mia figlia, va, guarda, gli stessi occhi della mamma, guarda, la stessa espressione del nonno. Qua. Gli stessi occhi del gatto. Non te la danno la soddisfazione di dire che ti assomiglia, poi però la bambina cresce, da grande, litiga con la madre e le dicono: hai lo stesso carattere di merda di tuo padre. Grazie. Angelo Pisani!